Io, che nacqui dal senno di Sofia, sagace amante del ben, vero e bello, il mondo vaneggiante a Serubello richiama il latte della madre mia. Nato a Silo, in Calabria, il 5 settembre del 1568, da un poverissimo ciabattino analfabeta, Giovanni Domenico Campanella, sin da bambino, delle prove di possedere un'intelligenza fuori dal comune e la voglia di apprendere che l'avrebbe accompagnato per tutta la vita. Così, a 13 anni, il mostro entrò nella riscata di un'Italia e il convento di Catania. Thank you.
Don Girolamo Carafa, quarto marchese di Castelvetere, conte di Condoianni e dei casali di Sant'Ilario e Ciminà, barone del Bianco e dei casali di Casignana, e la di lui consorte, donna Diana Vettori Borghese, nipote del sommo pontefice Paolo V. Margherita Ventimiglia dei Marchesi di Gerati, principessa di Castelvetrano, e la di lei primogenita Anna Maria Margherita Carafa. Donna Lidia Spinelli dei Duchi di Castrovillari, seconda marchesa di Castelvetere, e la di lei pronipote donna Francesca Giulia Maria Carafa. Don Fabrizio Carafa, Patrizio Napoletano, primo principe della Roccella, terzo marchese di Castelvetere, principe del Sacro Romano Impero, conte palatino, cavaliere dell'Ordine del Tosco d'Oro, decano del Supremo Consiglio Collaterale del Regno di Napoli, e la di lei consorte, donna Giulia Tagliavia d'Aragona. Sua Altezza, il viceré di Napoli, Juan de Zuniga y Avellaneda, prima duca di Papaleanda del Guero, grande di Spagna, conte di Miranda del Castagnar e marchese della Bagnesa e la di lui consorte. Nel corso della loro secolare storia, i feudatari della famiglia Carafa della Spina si dimostrarono leali e costanti servitori della corona spagnola. Per molti e nobilissimi servigi tutti da sé e suoi maggiori alla corona di Spagna, ne ottenne dal re Filippo II al 24 marzo dell'anno 1594 il titolo di principe sopra la sua terza della Roccella. In nome del re, formalmente incorona Don Fabrizio e Donna Giulia, primi principi del vasto e potente stato della Roccella in Calabria Ultra, tra il compiacimento e del giubilo della famiglia Carafa della Spina, e gentildonne e gentiluomini, dignitari e cavaliere dell'Ordine di Malta, laici e chierici, musici ed armigeri, popolana e popolani, e di voi, gente tutti, convenuti in questa memorabile serata. Lunga vita ai principi, serena vita ai principi, e che Dio li guardi. Serata assieme al popolo della Roccella, riunito in festa in questo luogo per presentare il proprio omaggio al marchese Don Fabrizio Carafa, primo principe della Roccella, alle di lui consorte donna Giulia e alle di lui madre donna Lidia.
vita. Onore e gloria. Thank you.
Thank you.
chiavi la crocifissa, leggio e leggio con le risa, e ora vai, circa non vai, la uscita. E la tocca non giura mai il pauso, ora vai, col cuore scalzo, e ora vai, circa non vai. Scrusci domani.